nata l'idea di Aerodrone, di cosa si occupa e qual è stato il percorso per attuarla? Aerodrone nasce a seguito di un'iniziativa fatta con degli amici, parenti, diciamo, raccolto un po' di persone che credevano nel mondo dei droni e abbiamo operato per un anno come SRL. Dopodiché, dopo aver operato un anno, abbiamo capito esattamente che cosa comportava affrontare veramente, seriamente il mercato dei droni, specialmente pensando a una società di servizi che è molto più complesso oggi che non pensare a una società che vende droni. E abbiamo capito che era, diciamo, non alla portata delle risorse che potevamo avere tra un gruppo di amici che si era messa nell'avventura. Perciò abbiamo detto: o troviamo dei fondi seri, persone serie che credono in questa iniziativa, altrimenti continuiamo a fare il mestiere che facevamo prima. Io mi occupavo di tecnologia e innovazione, proprio innovazione tecnologica, perciò per me i droni era un quasi obbligatorio percorso, perché i droni, come saprete, sono un concentrato di tecnologia straordinario, c'è tutto quello che un tecnologo vorrebbe vedere o avere è dentro un drone. Perciò era normale l'avvicinamento ai droni, meno scontato l'avvicinamento a un'azienda e ancora meno scontato il fatto di pensare a una startup. Diciamo, l'incontro con B-Ventures è stato ovviamente determinante perché loro hanno creduto subito nel progetto, nonostante fossero chiare anche le difficoltà che un progetto del genere, molto bello, diciamo, dal punto di vista dell'idea, molto complesso portarlo avanti. E lì abbiamo, grazie a loro, avuto un ottimo riscontro dal punto di vista delle start-up, quello che è la media dei soldi che raccolgono le start-up al primo round, anzi quasi a livello di incubatore, come siamo stati noi ai primi tempi. E abbiamo avuto tre tipi di investitori. Abbiamo un gruppo di industriali che si sono raggruppati attorno a un brand di investimento, Borealis, c'è B-Ventures e poi c'è un gruppo di privati che hanno investito, perciò abbiamo, diciamo, una gamma di investitori di tutti e tre i tipi, che questo favorisce perché c'è un arricchimento, perché molti di loro contribuiscono anche per esperienza o proprio per mestiere a aiutarci a portare avanti l'azienda. Nel parco di queste aziende che hanno creduto e investito in Aerodrone c'è la CGR, che è la Compagnia Generale delle Riprese Aeree, che è un gioiello di azienda che fa lavoro aereo, che è di Parma, e che hanno 40 anni che fanno lavoro aereo dal punto di vista della fotogrammetria, la mappatura del territorio. Loro hanno creduto, per noi quello è un po' è stata una garanzia della validità dell'idea, perché se un'azienda del genere investe in una piccola azienda che fa il loro mestiere, vuol dire che hanno visto in quest'idea qualcosa di importante. E da lì nasce Aerodrone. E lei ha parlato appunto di difficoltà, quindi anche in relazione alla vostra esperienza, quali sono le maggiori difficoltà legate al mondo delle start-up e quali possono essere gli interventi e gli strumenti di carattere sia strutturale che normativo per ovviare a tali problematiche? Credo che non ci sia mai stato un periodo così favorevole alle start-up, va quasi tanto di moda quanto la parola drone, più o meno, start-up, ma anche perché in effetti c'è rispetto al 2013, credo che il 2014 abbia raddoppiato il numero di start-up in Italia, che non è una crescita normale, perché sono convinto che in questo momento c'è più offerta di soldi che non offerta di idee. La si vede dal tipo di startup che si trovano in giro. 2 o 3 anni fa startup era abbastanza facile collocarle tra quelle, parlo di quelle innovative, perché poi dopo ci sono altri tipi di startup.
tra quelle innovative era abbastanza facile perché ciò che propongono è dirompente rispetto a quello che c'era prima, perciò è chiaro che quella è una situazione per la quale un'idea veramente diversa viene finanziata. E oggi ho visto, tra l'altro ieri c'è stato un convegno alla Regione a Bologna proprio sulle start-up ed è abbastanza evidente che oggi molte start-up non sono altro che iniziative belle che vengono portate avanti come se fossero delle start-up, ma non hanno tutte le caratteristiche delle start-up. Comunque per dire solo che oggi non è difficile fare una start-up se hai una buona idea. Perché? Perché c'è molta disponibilità di capitali, poi tantissime nuove società brave, strutturate, tipo Viventures, da un anno e mezzo, Viventures è perfettamente strutturata anche internazionalmente, e perciò l'opportunità di trovare fondi penso che sia non facile, però comunque molto più alla portata di prima. E se l'idea è vincente, oggi chi investe si trova. Quindi le sue previsioni circa l'andamento del mercato delle start-up innovative sono ottimistiche? Quello delle veramente innovative sì, perché tutte le altre sono destinate a, non dico a non andare avanti, però a non essere più nell'interesse degli investitori. Oggi ci sono molti investitori che pur di avere un numero di aziende, anche perché si è abbassato il livello del primo intervento sulle start-up, perciò con i soldi che prima ne prendevi una buona, adesso ne prendi 4-5 che magari sono incerte, poi basta che una vada avanti, perciò c'è una... E sta cambiando proprio perché è diventato argomento e perciò ci sono più teste, ci sono più interessi, ci sono più idee diverse di quello che deve succedere. Dal punto di vista delle start-up va sempre bene, credo. Sarà più la modifica o come si andrà a modificare il mercato di coloro che investono, quanto pensano di portarsi a casa, in quali tempi, se questi investimenti sono veramente lungimiranti, eccetera, eccetera. E quali sono le sue considerazioni circa il crowdfunding come nuova modalità di finanziamento delle start-up e piccole e medie imprese innovative? Lo ritiene un valido strumento per il superamento del credit crunch? E se sì, ritiene possa essere proficuo estendere tale opportunità a tutti i modelli di impresa? No, io credo che il crowdfunding vada bene solo per alcune attività, va quasi meglio per iniziative che per vere startup innovative, perché quelli che sono finanziati perché le idee sono brillanti come idee, come iniziative, pochi entrano nel merito di quanto è innovativo, piuttosto originale che è diverso. Perciò un'idea originale con molto appeal, facile da comunicare, mediatica, raccoglie fondi, non necessariamente deve essere innovativa. E se hai magari un'idea fantastica, difficile da spiegare, complessa da portare avanti, non è per il crowdfunding. Diciamo un aneddoto della nostra nascita, che proprio il giorno stesso che è stato firmato l'accordo, perciò è partita ufficialmente la startup, sono stato intervistato da una giornalista di un quotidiano nazionale e mi chiede sui droni più o meno le stesse domande che mi state facendo voi sulla startup, ma più sui droni, era molto interessata ai droni. Allora io mi sono sforzato di spiegare i droni in un modo facile, di spiegarli motori piuttosto che GPS, tutte queste cose qua, e era veramente affascinata da questo racconto. E guardo il titolo del giornale il giorno dopo, c'è la mia fotografia, c'era scritto startup era 67 anni. Cioè la notizia l'aveva fatta che uno di 67 anni si è messo a fare la startup piuttosto che i droni. Il contenuto della notizia era l'anziano che si è messo a fare lo startup. È un messaggio molto probabilmente è vero ed è giusto che si associ, perché è un ottimo incentivo per i giovani, si faccia questa associazione tra startup e giovani, va benissimo. Però non è l'unico modo e non è neanche una condizione, ecco, tutto lì.